In un secondo, proprio così, io ho perso tutto quello che potevo avere, tutto distrutto in un secondo. E come le grandi sfide della vita, invece, è stata una benedizione. Sono diventata minimalista nell'autoprodurre, cioè cercare di consumare il meno possibile e aver bisogno di meno cose possibili. Riusciamo a risparmiare tantissimo. Siamo arrivati a 3 euro, 5 euro al giorno a persona, più o meno. tredici anni fa, io dal giorno con l'altro ho perso il lavoro a causa della morte di mio padre, che faceva il babysitter ai miei 3 figli. E dal giorno in cui ho perso il lavoro ho iniziato a capire come far uscire il meno soldi possibili, perché avevamo un mutuo altissimo, appunto, fatto per acquistare questa biocascina. È iniziata tutto con un'esigenza economica, ma subito mi sono accorta che invece poi c'era dietro un significato veramente meraviglioso. Io da lì ho capito che si poteva fare tutto in casa, semplicemente riscoprendo i valori di un tempo. La prima cosa che ho fatto è stato un unguento alla calendula, perché mia figlia piccola, Beatrice, soffriva di dermatite atopica. Quell'unguento rappresentava tutto per me, perché mia figlia era stata meglio e l'avevo fatto io con le mie mani. E da lì in poi ho incominciato una ricerca forse innata, bulimica, verso imparare e a fare cose da me a casa. Io mi davo degli obiettivi, una volta alla settimana dovevo provare una cosa nuova. Poi ho iniziato a imparare a dire no, una cosa al giorno. Capivo che compravo sempre meno cose e compravo solo le basi, poi riuscivo a trasformare tutto io, ma anche in poco tempo. Sono diventata minimalista nell'autoprodurre, cioè cercare di consumare il meno possibile e aver bisogno di meno cose possibili. Vivevamo con 1 euro al giorno a persona. Oggi la situazione è veramente molto diversa, nel senso che io continuo a fare quello che facevo prima, anche meglio, ma tutto è più caro, anche le materie prime sono più care, i figli sono cresciuti e hanno esigenze completamente diverse, ma lo stile di vita è ancora quello e riusciamo comunque a risparmiare tantissimo. Siamo arrivati a 3 euro, 5 euro al giorno a persona, più o meno. Io risparmio in tantissimi modi, per esempio cucino con una coperta, faccio la lavatrice negli orari tra le 7 di sera e le 8 di mattina. Il pane non lo faccio più nel forno, ma lo faccio sul fornello che costa di meno. Invece di fare il pane faccio la focaccia perché è più bassa. Faccio in casa praticamente tutto, barattiamo con le nostre amiche vestiti. Cerco di utilizzare il meno possibile cose in barattolo. Raccogliamo le erbe spontanee nel campo per non acquistare l'insalata. Ci facciamo il dentifricio, l'unguento, le creme. Ci facciamo il deodorante, ci facciamo il sapone fatto in casa. Utilizzare il forno in casa adesso è diventata veramente una cosa quasi da ricchi. Qualche anno fa abbiamo organizzato qui su questo fienile un corso per autoprodurre un forno che è fatto con l'argilla. Ho un'opportunità a avere questo forno, quindi ho detto condivido gratuitamente a chi porta la legna, perché io la legna non ce l'ho. Si accende il forno e può passare qui la giornata. Per tutto il giorno inforniamo cose, una volta fredde le tagliamo e le mettiamo in congelatore e io per 1-2 mesi ho pane, focacce, farinate e verdure. In un secondo, proprio così, io ho perso tutto quello che potevo avere, tutto distrutto in un secondo. E come le grandi sfide della vita, invece, è stata una benedizione, non ovviamente la morte di mio padre, ma tutto quello che ne è arrivato dopo. Quello che le persone possono pensare che sia una rinuncia, invece è una crescita costante ogni giorno. La mia nuova vita non la vedo più qui. Perché? Fuerte mi chiama. Noi stiamo vendendo a malincuore questa biocascina con l'attività di Bed and Breakfast per trasferirci alle Canarie, dove c'è sempre caldo, e poi i miei valori li porterò là.